Oh, bentornati amici di Watch and More. Eccoci giunti al primo unboxing del canale. Andremo a vedere oggi che cosa si cela in questo pacchettino che mi è appena arrivato, ovviamente dalla Cina. Allora, prendiamo il nostro coltellino. Devo dire che mi è arrivato in pochissimo tempo. Piano, senza fare danni. Il pacchettino è imballato abbastanza bene. Mi è arrivato davvero in pochissimo tempo, una settimana, nemmeno 10 giorni, quando da Amazon mi indicava circa 20-25 giorni. Il pacchettino si presenta abbastanza ben imballato. Questo è un orologio di cui. Questi sono una categoria di orologi che stanno facendo molto parlare di loro in quest'ultimo periodo sulla community, soprattutto di YouTube. Eccolo qui. Oh, un po' di suspense. Vediamo. Ed ecco qui. Questo, via. Allora, rullo di tamburi. Ah, prima voglio premettere una cosa. Questo è solo un unboxing, un primo sguardo. Poi non preoccupatevi, tra una settimana, 10 giorni, datemi il tempo di capirlo, di conoscerlo, questo oggetto, e vi farò un mio pensiero su di lui, una mia pseudo recensione. 1, 2, 3. Ta-da! Niente. Allora, c'è questa parte pluriball, non so come si chiami, di protezione, pannetto. Oh! Guardate qui, bellissimo, bellissimo, veramente stupendo. Questo non sapevo che era incluso. Bene, un regalo molto gradito, perfetto. Mettiamo da parte tutto, facciamo un po' di spazio. Ah, eccolo qui. Qui c'è una card di garanzia, di attivazione di garanzia, solito manuale molto stringato, vediamo se c'è anche l'italiano. No, è in inglese. Mettiamo tutto da parte. E questo è l'orologio. Oh, guarda, guarda qui. Eccola qui. La card di garanzia, ovviamente non compilata, ma vabbè, fa fede Amazon per queste cose. E c'è anche un piccolo cacciavitino per ridurre le maglie. Bene, gradito. L'orologio è questo qui, è lui. È un insolito homage del Black Bay, ovviamente di Pagani Design. Beh, devo dire che si presenta davvero molto bene. Bello, bel colore, il vetro zaffiro, almeno questo è quello che dichiarano, leggermente sopraelevato. Discrete finiture, corona a vite, carica manuale, vabbè, c'è il solito NH35. La corona ha questo inserto color rosso, non so se si riesce a vedere, molto bello, molto sportivo, apprezzato.
il cinturino bello pesante. Addirittura questo credo che sia uno dei pochi modelli che ha, diciamo, che omaggia l'originale Tudor anche nel bracciale rivettato e anche rastremato come quello Tudor. Bello, veramente bello. Gira. Ghiera molto precisa, anche se un po'. Però abbastanza ben centrata, dai. Va bene, ragazzi. Datemi il tempo di giocarci e poi ne riparleremo. Grazie a tutti per la visione. E se avete commenti, se avete opinioni, consigli, soprattutto visto che sono alle primissime armi, vi aspetto qui sotto nei commenti. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!